Io prima di tutto parto da un'idea che per Bloch è principalmente laico ed è principalmente ateo, ma è di una concezione atea che guarda a tutta la ricchezza della religione, di tutte le forme che ci sono sempre state in tutto il mondo, per cui anche il buddismo io trovo che ha degli aspetti e dei riferimenti molto grossi e molto sentiti nei riguardi per esempio del buddismo. Premesso questo, sicuramente le due religioni che più lo hanno avvicinato alla religione sono l'ebraismo e il cristianesimo. Non sono d'accordo con Moltmann, che in un'intervista del 2005, credo che sia anche in internet, abbia detto, quando appunto afferma che Bloch, se fosse rimasta in vita sua moglie Else von Strinsky, sarebbe diventato cristiano. Credo che questo non sarebbe mai accaduto, proprio per questo aspetto radicalmente laico del suo pensiero. Sicuramente all'ebraismo è stato avvicinato da Margaret Sussman, e per cui tutta la ricchezza dell'ebraismo come messianismo che cerca di trascendere la situazione presente, e naturalmente al cristianesimo da Else von Strinsky. Queste sono sicuramente le due sue fonti maggiormente lo hanno segnato. È vero anche che si è allontanato in parte anche dall'ebraismo, perché non condivideva le tesi dell'ultimo Buber e anche del sionismo, di cui ha preso sempre le distanze. È chiaro che lui interseca queste due religioni, e quello che le avvicinano è la concezione del Messia. E quale Messia? Quello ebraico, che non è mai venuto e che è atteso nel futuro, oppure quello cristiano, che è già venuto e che potrebbe tornare ai fini dei tempi? E credo che lui in queste due posizioni le lascia aperte. Chiama, non è un caso, in questo articolo, nella prima edizione dello Spirito Utopia sugli ebrei, parla appunto del fatto che in fondo il Cristo, come non è stato accolto da tutti, cioè il Gesù, non può essere che un Messia di mezzo, e per cui c'è l'attesa di un altro Messia, di un Messia appunto che cambierà il corso del mondo. Per cui è chiaro che anche questo, c'è una rottura rispetto alla continuità del tempo, della storia. Si pone il problema se sia il Messia che arriva alla fine dei tempi, all'Apocalisse, per cui avrebbe più i connotati di un Messia cristiano, o se è il Messia che prepara un periodo di pace sulla terra, come è il Messia appunto ebraico. Io credo che ugualmente queste due figure coincidono, e si avvicinano e si allontanano, ma coesistono, perché è chiaro per lui, proprio nell'ultimo capitolo di Spirito dell'Utopia, questa importanza dell'Apocalisse, in cui potrebbe cambiare completamente l'ordine del mondo e anche essere la fine dei tempi, e aprire un nuovo orizzonte, appunto, anche soprattutto di senso. Ecco, è difficile, si connettono, ma non credo che in lui non prevalga mai né l'una e nell'altra. Sicuramente l'ebraismo dà più speranza, perché il cristianesimo, essendo già venuto un Gesù, un Cristo, un Messia, attutisce la speranza, la rende già come in parte realizzata, mentre lui cerca di portare tutto il pathos dell'ebraismo come di qualcosa che non è ancora accaduto all'interno anche della religione cristiana, dove invece il Messia è già venuto, ma che nell'Apocalisse può ricambiare tutti i connotati a tutta la storia e a tutto il mondo.